Io sono nato in America, a New York, dunque questo già come punto di partenza. Sono cresciuti i primi anni della mia vita qui, anni in cui i ricordi sono ancora quelli di foto che vedi più che quelli che effettivamente ti ricordi. Ho la fortuna di conoscere l'America da New York a Seattle, è un paese che conosco, dove ho vissuto, dove ho lavorato, e dunque ho un rapporto molto, molto forte, che si è rafforzato nel tempo e dove mi sento molto, molto a casa mia. Quando sono in America ci sono varie cose che mi piacciono fare, non so se sono delle abitudini, ma sicuramente quando faccio breakfast la mattina prendo uova che non prendo in generale. Mi piace andare nelle mall e ci scopro sempre delle cose belle da poter comprare. Mi piace andare nei bar che ci sono in quasi tutte le città, che sono i cosiddetti sports bar, dove ci sono tutti questi schermi che fanno vedere tutte le partite, dove uno beve le birre alla spina. E a New York amo molto passeggiare, è una delle poche città al mondo dove effettivamente riesco a passeggiare. Fu per me un'opportunità che mi fece molto inorgoglire, ma soprattutto la presi come quello che era la possibilità di poter imparare, e mi ricordo che il consiglio che mi diede mio nonno era quello di essere tranquillo col fatto che a 21 anni uno non sapeva molto poco, dunque la cosa importante era riconoscerlo e non avere assolutamente nessuna timidezza nel fare tante domande. Mio nonno conobbe l'America a 18 anni, andò in America con suo cugino e ne fu molto impressionato. Da quel viaggio lì fu sempre un grandissimo ammiratore dell'America e riteneva che il nesso con l'America per un paese come l'Italia fosse molto importante. Mio nonno lavorò negli anni Ottanta per vedere come si poteva trovare un accordo tra Fiat e Chrysler, accordo che non fu trovato, dunque pensare che 30 anni dopo siamo riusciti in qualche modo a realizzare quello che allora era un'idea, un sogno, sono sicuro che lui ne sarebbe e ne è molto felice. Per Fiat avere la possibilità di allearsi e di diventare una nuova realtà con Chrysler ha cambiato le sorti della Fiat per sempre. La Fondazione Agnelli nasce per i 100 anni di mio trisnonno e voleva essere un attore per contribuire al progresso dell'Italia, e negli anni abbiamo deciso di concentrarsi in maniera molto specifica sull'istruzione, perché è mia fortissima convinzione che un modo molto concreto di contribuire allo sviluppo di un paese è quello di avere delle persone che sono ben istruite. Noi abbiamo come famiglia degli interessi nel mondo dell'informazione, e come tutti gli interessi di cui ci occupiamo, c'è un senso di responsabilità a fare in modo che loro vadino bene. L'informazione sta subendo un momento storico molto affascinante. Il mondo digitale dà molte più possibilità di fare tante cose che prima non avevamo. Allo stesso tempo questo però mette, come quando ci sono i cambiamenti, in grande difficoltà l'esistente. Dunque il nostro impegno è proprio nel riuscire a accompagnare Questa grande scossa. come si riesce a subire la scossa, però in maniera positiva per evolvere.